proprio delle reti d'impresa. Diciamo che questo nasce, come purtroppo credo tutti noi tocchiamo da vicino ogni giorno, con il tema proprio del nostro paese. Quello purtroppo di una bassa crescita, addirittura decrescita di questi ultimi anni. Sì, c'è un rischio proprio addirittura di deflazione, come stiamo leggendo un po' in questi ultimi giorni. Purtroppo questo anche certificato dal World Economic Forum, che ci ha portato al 49esimo posto nella classifica della competitività, superati da paesi veramente molto piccoli, anche lontani da noi, come storia industriale. Il tema fondamentale della globalizzazione, e quindi che ha rivoluzionato completamente l'approccio ai mercati e alla competitività. Ricordo anche che in questi termini possiamo considerare anche tutto lo sviluppo del digitale e di tutto lo sviluppo dell'e-commerce, che sta modificando pesantemente, ricordiamo, non so, Amazon piuttosto che direttamente Google, e quindi che ha rivoluzionato completamente l'approccio che le imprese devono avere proprio al mercato. Questa cosa, diciamo, un po' per le imprese italiane può migliorare in termini di alcuni settori che un po' si difendono grazie all'export, grazie alle eccellenze italiane, ma tutto questo chiaramente non costituisce un volano per cercare di recuperare la nostra competitività. Da cosa dipende? Beh, essenzialmente è un fatto proprio legato alle nostre piccole dimensioni come imprese. Sapete che esistono milioni di piccole imprese, 4,4 milioni, e un po' questo è il cruccio del nostro sistema, perché ha fatto anche economia industriale l'intervento di grandi imprese, spesso avvenuto grazie all'intervento dello Stato, ma poi la cosiddetta economia familiare è stata tale in Italia che ha consentito solo di costruire poche realtà di livello globale. E questo è da un lato un grosso limite, e dall'altro può essere stato in alcuni momenti di crisi un grosso vantaggio. Se ricordiamo anni fa di periodi di inflazione, di svalutazione, il tutto si salvava grazie a questo grosso bacino di piccole e medie imprese. Tutto questo adesso cambiando pesantemente un po' il grado delle nostre armi di competitività non è più valido. E occorre cambiare completamente approccio. C'è una necessità, per quello che ho detto prima, di investimenti, di innovazione, di affrontare nuovi mercati, e tutto questo le piccole imprese non sono in grado di farlo da sole. Quindi c'è la necessità di porsi il tema di questa crescita dimensionale. Questa crescita dimensionale che come può avvenire? O attraverso acquisizioni o fusioni, e questo chiaramente richiede capitale di una certa entità. Se noi banciniamo alle imprese che più o meno ci circondano, capiamo che la possibilità di avventurarsi in questa direzione sicuramente ce l'hanno pochissime imprese. Quindi uno dei temi chiave che forse, perché come dire, non c'è ancora certezza da questo punto di vista, è quello proprio della rete d'impresa. Come avviene il tema della rete d'impresa? Attraverso una crescita, come si dice, per integrazione funzionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io cerco di collaborare con altre imprese cercando di integrare, di inserire attività per le quali io non ho una particolare conoscenza, ma però per cui ritengo che invece devo acquisire per poter, diciamo, cambiare la mia capacità competitiva. Quindi accordi di più ampio respiro strategico, e quindi ecco perché appunto una norma che in qualche modo ha proposto il tema delle reti di impresa, definendolo però correttamente come un contratto appunto di rete e non invece di rete di impresa. Cosa vuol dire alla fine, diciamo, un tema di rete di impresa? L'obiettivo è proprio quello del essere grande, ma rimanendo in qualche modo piccoli. Questa nuvola di questo stormo di uccelli, che un po' è anche stato l'immagine che un po' è stata veicolata per questo webinar, è proprio quello che solamente l'unione di tanti piccoli che però condividono uno stesso obiettivo consente di poter raggiungere obiettivi molto più ambiziosi che non singolarmente ciascuno a modo suo, pur in qualche modo rimanendo autonomi nelle decisioni che riguardano la propria
propria impresa. C'è subito, volevo già scaldare un po' gli animi in modo tale anche da farvi interagire un po', e vi vorrei fare subito una domanda, anche perché abbiamo previsto anche poi ulteriori fasi di ascolto con domande che potete porre, come già detto Valeria, attraverso la chat o attraverso anche l'eventuale intervento in diretta. La domanda che vi voglio fare è: le reti di impresa sono per me sconosciute, interessanti, necessarie, impossibili da realizzare o inutili? Adesso vi viene visualizzato sul vostro schermo la possibilità appunto di cliccare una di queste risposte e vediamo appunto che cosa succede. Sì, Marco, i nostri partecipanti già stanno votando a questo piccolo sondaggio. Diamo qualche secondo affinché tutti quanti appunto possano rispondere e poi in diretta, in modo da far vedere a tutti le risposte, manderemo appunto la schermata con il risultato del sondaggio. Qualche Benissimo. secondo ancora e subito lo chiudiamo. Benissimo, è importante anche un po' sapere da voi questo tema Ecco delle Marco reti. le percentuali di risposta. Benissimo. Dunque, ecco, non so se tu le vedi già, comunque le reti di Dimmi impresa pure. sono per me sconosciute, ha risposto un 6%, Sì. interessanti abbiamo un'alta percentuale, Però, 67%, ottimo. necessarie 39% e 0 per le altre due risposte. Ok, quindi diciamo, siamo in un gruppo di persone che ovviamente, Sono come dire, interessate, attratte dal tema, certo. chiaramente sono interessate e anche necessarie. Quindi il tema del necessario era proprio per dire che è un passaggio che dobbiamo fare. Dove si inserisce la rete di impresa? Chiaramente abbiamo nella realtà delle reti che esistono già da tantissimi anni, basta immaginare la normale rete che si viene a sviluppare tra fornitore e cliente, oppure addirittura reti dove grandi gruppi sono intervenuti e detengono una percentuale, diciamo, di azionariato o comunque di proprietà di queste imprese. Chiaramente però sono reti, in primo caso molto flebili, quindi diciamo, c'è solamente un rapporto contrattuale. Nel secondo caso invece il gruppo interviene pesantemente nelle decisioni. E tutto questo noi sappiamo, l'imprenditore un po' italiano che può essere fatto da solo, che comunque considera la propria impresa quasi come una figlia, potrei dire, chiaramente questa forma di controllo non lo vede di buon occhio. E quindi dobbiamo trovare una formula che in qualche modo possa preservare questa capacità di autonomia con la capacità invece di poter interagire. Quali sono le soluzioni proposte? Chiaramente per poter crescere è abbastanza come dire, evidente che potrebbe essere grazie alla possibilità di avere finanziamenti di un certo tipo e quindi poter acquisire o effettuare delle fusioni con altre imprese. Ma l'altra possibilità, che è quella che noi tratteremo oggi, è proprio quella del proporre reti leggere, quindi legami con altre imprese, partner, da favorire in qualche modo la collaborazione in una rete che abbia un obiettivo chiaramente molto più ambizioso di ogni singola impresa presa naturalmente singolarmente. Cosa sono quindi queste reti di impresa? È uno strumento flessibile, un contenitore da riempire, perché ognuno può effettivamente creare la rete secondo le proprie idee strategiche di sviluppo, permette di aggiungere all'attività già esercitata dell'impresa qualcosa di nuovo, consentendo di presentare un prodotto, un servizio o di entrare in un mercato, di accedere a una nuova tecnologia molto più complesso, molto più articolato che non se fosse rimasto da solo. Chiaramente io che mi occupo di reti di impresa da diversi anni e di contratti di rete, bisogna stare attenti, non è che bisogna innamorarsi di questi strumenti. È uno strumento, come sanno un po' chi si occupa di management, ogni metodologia è adatta a seconda del tipo di problema che bisogna risolvere. Questa è una delle metodologie, uno degli strumenti, quindi anche questo va considerato adatto solamente in base a quello che troviamo di fronte, quindi alle cose che poi diremo anche più avanti.
crescere dimensionalmente può comportare modifiche alla struttura aziendale, di gestione, finanziaria, economica. Quindi il tema del lavorare in rete richiede prima di tutto un approccio e una capacità di accettare un cambiamento che avverrà sicuramente anche nel breve tempo. Quali sono gli scopi e i vantaggi di mettersi in rete? Come ho già detto prima, diciamo, possibili scopi possono essere sviluppo del mercato, specialmente proprio se io voglio accedere a mercati esteri, europei o nordafricani, o addirittura al di là dell'oceano, se non asiatici, indiani. Sviluppo tecnologico, il tema del finanziamento Horizon 2020, poter innovare il prodotto grazie al know-how acquisito attraverso qualche componente della rete. Potrebbe anche essere di consentire una delocalizzazione produttiva in paesi dove richiede una presenza sul mercato molto più attiva, oppure anche in casi dove si vuole creare delle cosiddette filiere verticali, nel senso proprio da monte a valle, oppure invece mettere insieme aziende dello stesso settore, può essere la logistica, può essere produttori di pomodoro, può essere società esperte in information technology che vogliono ambire a un mercato più grande, e questo naturalmente sono reti, come si dice, di tipo orizzontale. Oppure invece mettersi insieme per condividere alcuni costi di struttura e, grazie all'economia di scala, avere dei costi naturalmente inferiori. Tutto questo quali vantaggi porta? Accesso a nuove conoscenze, competenze e risorse, nuovi mercati, prodotti più sofisticati, condivisione dei rischi degli investimenti, riduzione di costi appunto tramite economia di scala. Quali sono le forme contrattuali per le reti d'impresa? Qui ho riportato un po' quelle maggiormente diciamo, utilizzate sia a livello internazionale con joint venture, consorzi, eccetera, sia in Italia appunto dove c'è il consorzio, le associazioni varie che si possono creare tra imprese, la rete di franchising, le associazioni temporanee di impresa, i gruppi europei di interesse economico e il contratto di rete appunto che è stato istituito in Italia con la legge 33 del 9 aprile 2009 più varie altre modifiche che sono intervenute nel corso del tempo e che hanno un po' modificato alcuni aspetti legati alla legge, ed è un po' questo che è il tema più nuovo di questi ultimissimi anni. Ecco, io direi subito, se ci sono delle domande, anche proprio per creare anche una specie di dialogo con chi ci sta seguendo, in merito a queste prime battute che io ho appena annunciato. Sì, Marco, sono arrivate già alcune domande. Una di queste, che ne ha appena ora parlato, quale è preferibile, una rete orizzontale o verticale? Quali sono gli elementi che stabiliscono quale sia meglio l'una, cioè se sia meglio l'una o l'altra. Ok, è proprio una delle brevissime parti che ho adesso toccato, ma come ho detto anche prima sulla metodologia della rete d'impresa, l'essere orizzontale e verticale è data da qual è l'aspetto strategico di competitività più attinente al come posso aggredire il mercato di riferimento. Cosa intendo? Se vedo che posso essere più competitivo se mi metto insieme ad altre imprese del mio stesso settore, magari non nella mia stessa area territoriale, per esempio se sono un'impresa del nord Italia, posso cercare di mettermi insieme con un'impresa del centro o del sud che fa il mio stesso settore, la mia stessa attività, e quindi creo una rete chiaramente di dimensione nazionale. Questa è una tipica attività di tipo orizzontale. Altrimenti invece cerco di ottimizzare quello che è proprio il concetto della filiera produttiva, quindi da magari imprese che forniscono le materie prime, io che faccio il produttore e poi magari l'impresa che distribuisce il prodotto. Questo è un classico verticale. Diciamo che non c'è una risposta univoca, dipende sempre dal tipo di situazione che ci troviamo di fronte in termini di impresa. Marco, un'altra domanda, è possibile fare una rete di impresa con un'azienda straniera?
Ecco, questo è attualmente non possibile in termini di contratto di rete che adesso vedremo. Questo è un strumento, diciamo, mi anticipa un po' questa domanda, quello che vediamo subito dopo. Allora, magari ecco, preferisci rinviarla la risposta a No, questa ma intanto domanda? la do e poi andiamo avanti. Questo, diciamo, non è previsto nella legge, quello che in quanto è diciamo, strumento normativo esclusivamente italiano. A livello europeo se ne sta già parlando da diverso tempo e anche si sta verificando cosa sta succedendo in Italia, visto che esistono altri paesi come il nostro, Spagna, Grecia, che hanno problematiche simili alle nostre in termini di impresa. Quello che possiamo fare è costituire una rete tra le imprese italiane ed eventualmente dei protocolli con le imprese estere, quindi creare degli opportuni accordi commerciali o di collaborazione con le imprese straniere. Un'ultima domanda, Marco, e Sì. poi proseguiamo, anche perché anticipo ai partecipanti che ci saranno altri momenti di domanda-risposta. Ci sono casi di reti nel settore delle professioni tecniche, che tu sappia? Professioni tecniche, si intende professionisti? Poi magari se la persona magari mi Stefano. ricciatta, diciamo, in qualche modo la domanda. Dunque, i professionisti al momento non sono tra i soggetti, Quindi di ingegneria. devono essere società, iscritte al registro delle imprese. Quindi se non sono in questa categoria, questo al momento non è fattibile, perché si rivolge proprio alle imprese e quindi iscritte al registro delle imprese. Il limite, ma lo vediamo subito di seguito perché è una delle parti che adesso andrò a toccare. E quindi Ok. vediamo il contratto di Andiamo rete. avanti, sì, Sì, perfetto, e poi ti giro le altre domande. grazie mille. Vado anche un po' veloce proprio per poi avere anche più tempo per rispondere alle domande. Allora, che cos'è questo contratto di rete? Abbiamo visto la legge appunto che l'ha istituito nel 2009. È un contratto, quindi non è una società come è appunto scritto qui. No, poi vi devo fare subito immediatamente questa distinzione che è avvenuta l'anno scorso, e cioè che non è un soggetto tributario autonomo in caso di rete contratto che vediamo subito dopo, invece è un soggetto tributario autonomo in caso di rete soggetto. La rete contratto non ha partita IVA e ha invece un codice fiscale, la rete soggetto ha anche partita IVA, quindi tanto per darvi anche già delle nozioni pratiche che poi sono le cose che poi uno chiede immediatamente. E devo dire, un istituto che sta per avere sempre più riconoscimento, tra cui anche quello come soggetto partecipante ad appalti pubblici nel codice degli appalti. E vedremo poi anche al termine dell'incontro di oggi, esistono ormai diversi bandi che lo inseriscono proprio tra i soggetti ammissibili, poi vi dirò anche dove. E questo, diciamo, rappresenta già un primo riscontro in concreto che il contratto di rete è un strumento che a livello proprio sia di pubblica amministrazione e dei vari soggetti economici è preso in notevole considerazione. Vediamo subito la differenza tra rete soggetto e rete contratto. Intanto la rete soggetto, che abbiamo detto, è una rete che ha personalità giuridica. È dotata innanzitutto di un fondo patrimoniale, nonché di un organismo comune di gestione della rete, e non è assolutamente obbligatorio essere rete soggetto, quindi è lasciato facoltà alle imprese di decidere di avere o meno questa soggettività, e questo avviene se le imprese, la rete in questo caso, decide di iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita proprio la rete soggetto. Tutto questo avviene chiaramente di fronte per pubblico ufficiale, quindi di fronte a un notaio, quindi per atto diciamo, pubblico. La rete di imprese, per effetto di questa iscrizione, diviene un proprio nuovo soggetto di diritto, rete soggetto, e quindi in quanto autonomo può stabilire lui direttamente tutti i rapporti giuridici con clienti, fornitori, acquistando proprio anche rilevanza dal punto di vista tributario. In poche parole, annualmente dovrà fare le dichiarazioni che previste, come per esempio appunto per i consorzi e le società. Quindi diciamo, è una forma giuridica molto vicina a una vera e propria società. La rete contratto invece
La titolarità di tutto ciò che avviene nella rete è per quota parte delle singole imprese partecipanti. Quindi banalmente, se una rete contratto riesce ad avere un contratto con un cliente in quanto rete, il cliente dovrà poi effettuare un ordine secondo le modalità che avrà stabilito la rete, ma con ciascuna impresa, e ciascuna impresa dovrà poi a sua volta fatturare la quota parte. Questo quindi è la modalità con cui si sviluppa la rete contratto. Possiamo naturalmente avere un organismo comune, l'organo comune, che in qualche modo può rappresentare la rete nei confronti dei terzi, ma poi diciamo ciascuna impresa è poi personalmente, diciamo, individualmente responsabile nei confronti di questi rapporti che si vanno a instaurare. Nella rete, che è priva di soggettività giuridica, il fondo comune, se esistente, costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete. E i rapporti tra gli imprenditori e l'organo comune sono riconducibili proprio alla figura del mandato con rappresentanza. Quindi diciamo, io do una specie di mandato alla rete a rappresentarmi a una fiera, a un rapporto con un cliente, ad alcune iniziative comuni, ma poi dopo l'impegno, diciamo, viene assunto da ogni singola impresa. Cos'è quindi il contratto di rete? È un contratto plurilaterale con comunione di scopo, è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di crescere sia individualmente che collettivamente la propria capacità di essere innovativi e essere competitivi. Svolge una funzione la rete di coordinamento tra le imprese indipendenti. La rete prende insieme tra gli imprenditori decisioni di tipo strategico, e chiaramente poi però ogni impresa rimane autonoma all'interno della propria impresa. Come si prevede il contratto di rete? Il programma comune può essere di collaborare in forme in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività, quindi creare delle sinergie, oppure scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure condividere insieme alcune attività che rientrano naturalmente nell'oggetto dell'impresa e per creare praticamente economie di scala, come ho detto prima. Ecco, questo è un po' di anticipo, diciamo, un po' il cuore di quello che è, scusate, il vero contratto di rete. Però vi voglio portare un po' di stato dell'arte in Italia. Dal 2009 attualmente abbiamo 1772 contratti di rete. Questi sono dati che si riferiscono al 1 ottobre 2014, il registro delle imprese, contratti di rete mensilmente fornisce una situazione di quello che è lo sviluppo di questi contratti di rete, e sono 8.954 le imprese coinvolte. Rispetto a 4 milioni, chiaramente notiamo la grossa differenza naturalmente di rapporto. Mi fa un po' ricordare, per chi magari proviene come me dal mondo della qualità, la situazione delle certificazioni. Analogamente, credo che anche con le reti di impresa lo sviluppo e il fenomeno sarà dello stesso tipo, cioè saranno comunque un limitato numero di imprese, anche se più tante, che potranno avviarsi a un discorso di rete di impresa, il resto naturalmente rimarrà individuale. Rispetto solamente a settembre, già c'è un piccolo salto percentuale, erano 1729, quindi un 2%, quindi c'è comunque una crescita mensile abbastanza elevata. Questa è la suddivisione per regione delle imprese coinvolte, chiaramente più numerose nelle regioni che hanno una storia industriale consolidata, quindi Lombardia, piuttosto che Emilia-Romagna e Toscana. Sì, e diciamo, ecco, un po' più sorprendente il Piemonte, che diciamo, sappiamo che ha una consistente numerosità industriale, e questo un po', diciamo, rispecchia, devo dire, poi la situazione industriale italiana. Vi ho portato, anche se non proprio aggiornatissimo, perché risale al 30 giugno 2014, ma mi piaceva farvi vedere la progressione di queste reti di impresa che sono state sottoscritte. Quindi diciamo, c'è stata proprio una notevole impennata tra giugno 2011 e 2 anni dopo, giugno 2013, diciamo l'anno scorso,
sembra che la curva stia già cambiando, diciamo, di pendenza, quindi diciamo, forse non ha più questo grosso impulso che ha avuto fino a poco tempo fa. Tra gli ambiti di maggior diciamo, costituzione delle reti abbiamo servizi alle imprese, è uno dei più diciamo, applicati. Qui in particolare abbiamo reti legate alla consulenza di impresa, all'information technology, oppure anche il settore delle infrastrutture e costruzioni, che viene subito dopo, servizi alla persona, meccanica e agroalimentare. Un po', diciamo, rappresenta un po' quelli che sono i settori maggiormente attivi anche da noi. Qui invece a lato vi ho portato quali sono i settori prevalenti un po' suddivisi per regione, quindi costava voi un po' ecco, vedere a seconda di dove vi trovate, qual è il settore dove è particolarmente più presente i contratti di rete già sottoscritti, quindi per esempio sull'agroalimentare in Campania, piuttosto che la meccanica in Emilia-Romagna, infrastrutture edilizie, servizi alla persona in Lombardia, servizi alla persona agroalimentare nel Lazio, il Veneto, prodotti in metallo e arredamento. Citandoli sembra proprio di capire quali sono i settori più sviluppati nel nostro paese, quindi chiaramente le reti seguono lo stesso andamento. Mi sono un po' divertito perché non è facile farlo per tutte le regioni, poi di recente ho appena fatto un incontro con una banca di credito cooperativo in regione Campania e quindi anche qui vedete servizi, industria artigianato, ambiente, energia, rifiuti, agroalimentare e via via gli altri settori. Poi vi ho messo questo interessante dato, numero di reti di impresa con almeno un'impresa campana 89, numero di reti di impresa con solo imprese campane 43. Questo per sottolineare il fatto che per fare una rete di impresa posso mettermi con qualunque impresa che risiede nel territorio italiano, quindi non necessariamente nella propria regione. E questo un po' è come dire, l'elemento di novità rispetto ai distretti industriali o ai distretti che sono espressione invece di un specifico territorio. Quindi apre di parecchio questo nuovo modo di collaborare con imprese che sono naturalmente in ogni parte d'Italia. Un altro dato che mi sembra interessante sottolineare, si sta cercando di capire mettendosi in rete quali vantaggi effettivi e concreti si possono avere. Anche qui è stato fatto dall'Osservatorio Intesa San Paolo Mediocredito Italiano, marzo 2014, una prima analisi dei contratti di rete già costituite, soprattutto nell'ambito delle imprese manifatturiere, e qual è il loro posizionamento competitivo. E si è capito che, per esempio, le reti di impresa hanno una maggiore attività di export rispetto a chi non lo è dello stesso settore. C'è una maggior presenza di certificati di qualità, c'è una maggiore presenza di partecipate estere, ci sono più marchi registrati a livello internazionale, ci sono più brevetti che sono stati richiesti all'European Patent Office, e certificati ambientali anche qui maggiori, quindi diciamo una maggiore apertura a caratterizzarsi per competere in modo chiaramente più qualitativo rispetto alle imprese che rimangono diciamo isolate. Quali sono gli elementi base di un contratto di rete? Ci sono degli elementi obbligatori e degli elementi facoltativi. Obbligatori chiaramente le imprese come partecipanti, la rete deve avere un obiettivo, deve realizzare un programma di rete che entra a parte proprio del contratto di rete, ed è una delle parti più importanti che occorre costituire. La forma con cui si può fare questo contratto è con atto pubblico, oppure quindi dal notaio, o con scrittura privata comunque autenticata dal notaio. E la terza forma che è stata introdotta e che sta per essere finalmente, ma non ancora, diciamo, del tutto aperta, è quella della firma digitale, nel senso che sono state create da infocamere la modulistica e la possibilità di firmare digitalmente i contratti di rete, ma manca l'ultimo adempimento del Ministero dello Sviluppo Economico, che è quello proprio di approvare
queste specifiche tecniche e quindi ci auguriamo che questo avvenga naturalmente a breve perché facilita soprattutto l'eventuale modifiche dei contratti in futuro per entrate e uscite di imprese, per modifiche che possono nascere sul programma di rete, eccetera, eccetera. Diventa naturalmente molto più facile. Facoltativo invece è la presenza di un fondo patrimoniale e di un organo comune di gestione. Diciamo che è un facoltativo, perché la mia esperienza è meglio comunque prevederli in ogni caso, e soprattutto se si vuole poi accedere alle agevolazioni tributarie che non sono diciamo, elevatissime, occorre averli all'interno del contratto. Quindi è importante proprio prevedere già nel contratto questi due elementi che diventano a questo punto obbligatori in qualche modo. Chiaramente dovrò denominare, conviene denominare la rete, abbiamo detto fare un programma di rete, stabilire la durata del contratto, come devono aderire altri imprenditori, quali sono le regole per decidere all'interno della rete, situazioni di maggioranza semplice, maggioranza qualificata, unanimità, sono tutte cose che vanno definite. La presenza di un fondo patrimoniale, quanto deve essere questo fondo patrimoniale, quanta è la quota di ciascuna impresa che annualmente in qualche modo versa per raggiungere gli obiettivi della rete. L'organo comune, quindi un unico individuo, coordinatore, manager di rete o un organismo collegiale con gli imprenditori, un comitato di gestione e un'assemblea delle imprese. Anche qui sono decisioni che si prendono in funzione della rete che si va a costituire. Quali sono le possibilità di recesso anticipato e cosa la rete deve rifondere all'impresa che vuole uscire? Sono tutte cose che è meglio definire nel contratto. Chi può partecipare? Abbiamo detto tutte le imprese di tutte le forme giuridiche e dimensioni, residenti, e le stabili organizzazioni, quindi quelle che naturalmente hanno una vita di un certo tipo. Non è settoriale, tutti i settori, sono esclusi università, enti pubblici, professionisti, e quindi qua rispondo di nuovo alla persona Stefano, mi sembra che aveva chiesto prima, e le associazioni che diciamo, non sono delle vere imprese. Forma del contratto, atto pubblico, appunto iscritto, il contratto deve essere naturalmente poi iscritto presso il registro delle imprese, diciamo nel caso di rete contratto solitamente viene individuata un'impresa di riferimento che provvederà a far iscrivere ciascun il tema della rete presso il registro delle imprese dove risiede la singola impresa. Nel caso di rete soggetto invece sarà la stessa rete, diciamo, e quindi l'organo comune che è stato definito che si occuperà poi di iscrivere la rete soggetto nella sezione ordinaria del registro delle imprese dove è stata istituita la sede della rete soggetto. Tutti questi adempimenti sono richiesti anche per le modifiche al contratto, nuove adesioni, recesse, esclusioni, quindi pur essendo una forma, il contratto di rete, diciamo tra virgolette, leggera, diciamo che per entrate, nuove entrate e uscite, occorrerà stabilire una specie di timing e non si può andare tutti i mesi naturalmente a fare anche proprio per il costo in sé di questa attività. Ecco, qui in basso vi ho riportato appunto che il 25 agosto 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale proprio il tema dei modelli standard di contratti di rete che possono essere sottoscritti per via digitale e quindi questo è diciamo l'attività. Vale chiaramente solo per le reti contratto, non per la seconda per le reti soggetto, scusate. Definizione del programma di rete è uno degli elementi fondamentali del contratto di rete perché indica come collaborano le varie imprese, come si scambiano le informazioni di tipo tecnico, industriale, commerciale, tecnologico, come esercitano in comune tutte queste attività. Il programma chiaramente indica i diritti e gli obblighi di ciascun partecipante e come questi si suddividono un po' gli oneri legati alla costituzione del programma di rete. Il programma di rete potrebbe essere per esempio quello di svilupparsi in un nuovo mercato internazionale e quindi come possiamo arrivarci e quali attività dobbiamo svolgere. Per farlo si farà uno sviluppo di questo programma e quindi quali sono
i ruoli in ciascuna impresa per poter raggiungere il programma e quindi l'obiettivo di essere presenti in un nuovo mercato. Questi appunto sono tanti esempi, pratiche di marketing, commerciali, azioni di internazionalizzazione, pratiche di co-makership, nel caso in cui si voglia migliorare la nostra capacità di essere presenti sul mercato, sui cicli di prodotto, lead time, questo dipende sempre, vi ricordo, dal tipo di rete che si vuole costituire. Se vogliamo progettare con qualcuno, condividere delle know-how tra le imprese, ottimizzare le nostre attività, o razionalizzare in caso di produzione logistica, o per avviare progetti in ambito di e-commerce o digitali, quindi avere all'interno della rete imprese naturalmente con questo know-how presente, e questo diciamo è il tema di fondo che poi varierà da rete a rete. Questo è un po' il percorso evolutivo che riguarda appunto una rete di impresa. Anche adesso io sono, stasera dopo il webinar, ho un incontro con alcune imprese che sono interessate a costituire una rete di impresa. Diciamo che l'attività un po' più noiosa per chi si fa attivatore, facilitatore di questo, perché può richiedere diverse riunioni e assolutamente non vengono pagate tutte, è proprio questa parte iniziale, captare le opportunità, concepire l'idea della rete, coordinare la conoscenza reciproca. Queste tre prime fasi sono quelle chiaramente che richiedono più tempo, più perplessità delle persone che vengono coinvolte, e diciamo c'è un tempo di comprendere bene se questo strumento effettivamente è quello che può risolvere o che può darci questo volo aggiuntivo di cui abbiamo bisogno. Dopodiché, superato un po' la prima fase, dobbiamo iniziare a collaborare per capire che cosa mettiamo in questa rete e anche che tipo di offerta, se è poi particolarmente di tipo commerciale, ma anche se di tipo esclusivamente tecnologico, che tecnologia metto io, che tecnologia metti tu, in che modo, quali sono i fornitori, come gestiamo un ordine, come gestiamo un'offerta, come viene gestito una commessa. Sono tutti temi che dovranno essere in qualche modo magari non inseriti all'interno del contratto di rete, ma in un regolamento a parte. Spesso si realizza un regolamento a parte dove andiamo un po' a definire le procedure di gestione di questi temi. Poi c'è un tema proprio di come dobbiamo comunicare la rete, quindi un piano di marketing, un piano di promozione, dove, in quali mercati, a chi, eccetera. Quindi questa è un po' la fase di, io chiamo, di start-up delle reti di impresa, che è una delle parti più delicate. Le altre parti, challenge, evolution, si hanno solamente se, diciamo, l'abbiamo naturalmente costituita e cominciamo ad operare nel mercato. Non gliela portate perché insomma, mi sembra un po' adesso prematuro, sinceramente. Ecco, respiriamo un po' anche per me, vediamo se vi ho troppo inondato di nozioni, c'è qualche domanda. Sì, infatti ora ti avrei interrotto per iniziare a girarti qualche domanda, anche per appunto, interloquire un po' con sì. I nostri partecipanti. Tommaso ti chiedeva se secondo la tua esperienza esiste un profilo societario più predisposto al contratto di rete, che sia una cooperativa, un SRL, SNC, ecco, se c'è appunto una forma societaria più conveniente o più predisposto al contratto di rete? Ma non, devo dire che non è un fatto legato alla ragione sociale. Le reti possono essere costituite anche da imprese individuali, quindi anche artigiani, quindi insomma l'importante è che siano, come ho detto prima, iscritti al registro delle imprese. Il tema di fondo è quanto sono convinti di questo percorso chi detiene la titolarità di quell'impresa. Questo è l'elemento sicuramente più critico. Lui e le persone che in qualche modo condividono con lui la responsabilità di conduzione dell'impresa. Quindi questo secondo me è la cosa assolutamente più critica in assoluto. In un'esperienza, per esempio, abbiamo coinvolto 25 imprese. Poi come al solito un po' anche noi italiani, sì, ci interessa, tutti d'accordo alle riunioni, alla riunione dunque, diciamo proprio della serie chi c'è, chi non c'è,
poi si erano ridotte a 15. Quindi occorre anche nella fase iniziale, questo è un consiglio che vi do, nella fase iniziale, quando ancora non abbiamo sottoscritto il contratto di rete, fare una specie di lettera di intenti che in qualche modo salvaguarda un po' e mette di fronte le imprese da accettare o meno questo percorso. E quando uno deve mettere una firma sul foglio lo fa quando chiaramente lo è d'accordo. Quindi questo è un passaggio secondo me fondamentale. Stefano prima aveva chiesto di avere da te dei numeri sulle reti realizzate ai settori più presenti, in realtà hai dato già risposta attraverso le slide, le ultime slide a questa domanda. Per quanto riguarda la registrazione di questo evento, Stefano sarà presente sul nostro canale YouTube tutta la registrazione con le slide, perché appunto Stefano ci chiedeva le slide di questo webinar. E poi ti chiede ancora quale tipologia dimensionale relativa al numero degli addetti ai lavori si riscontra maggiormente nelle reti, se è un dato questo che tu possiedi. Allora, adesso non ho qui una slide, questo non ve l'ho portata, vado un po' a memoria. Diciamo che sono soprattutto reti di 3, 4, 5, sono reti molto piccole, quindi sono più rare quelle con un grande numero di imprese, proprio anche per questa difficoltà di mettere insieme tante teste. Con il numero di addetti questo dipende un po' dai settori, quindi ci sono reti che sono arrivate a più di 100 e anche più dipendenti complessivamente, questo è variabile a seconda del settore, non c'è una chiave unica. Marco, un'altra domanda. Per sottoscrivere un contratto di rete con firma digitale, il modello predisposto del Ministero è modificabile o bisogna attenersi strettamente a quel modello? Questo te lo chiede Fabrizio. Sì, dunque io adesso l'ho guardato velocemente, ho visto che sono dei campi dove uno va a inserire proprio il contenuto proprio della rete, quindi direi che sono campi modificabili naturalmente, perché questo è poi il vantaggio di farlo in questa modalità. Infatti un po' diciamo, gli addetti ai lavori sono un po' in attesa di questa uscita definitiva di questa modalità, proprio perché andare dal notaio e soprattutto gestire modifiche successive diventa sempre molto oneroso. Questo invece non avverrebbe in questa modalità e quindi faciliterebbe molto, credo, anche proprio la Costituzione. Secondo me è una cosa che proprio bisogna fare assolutamente. Marco, Giuseppe chiede una tua opinione rispetto alla possibilità di affidare a un soggetto esterno alla rete, la gestione della rete stessa. Questa è una domanda molto chiave. Sul mercato ci sono una marea di corsi per manager di rete, credo che intenda anche questo, diciamo, come ruolo esterno. Anche qua non esiste una modalità univoca, ci sono reti che sono assolutamente autonome nella gestione perché una delle imprese magari ha un imprenditore con una leadership naturale, quindi coinvolge gli altri imprenditori. Ci sono situazioni dove invece magari il rapporto tra le persone è molto paritario, non c'è nessuno che in qualche modo trascini gli altri. Questo potrebbe essere il caso, l'ho visto in alcune reti, in cui è meglio che ci sia una persona esterna, anzi la persona esterna è quella che riesce a convogliare queste persone a mettersi insieme. Il tema è, lo dico da consulente, è chi paga questo esterno. Perché chiaramente le reti di impresa non si fanno a zero. E questo tema dell'investimento nella rete è un tema molto delicato. Lo affrontiamo poi dopo. Che vi do un po' una panoramica dei finanziamenti che esistono attualmente in Italia, ma il tema di chi è talmente deciso di fare da investire è un tema molto delicato, soprattutto visto che nel nostro paese siamo in una situazione di crisi economica, a parte qualche nicchia di mercato, e quindi questo
questo tema del investire ma non ho la certezza che la rete sarà poi effettivamente la soluzione ai miei problemi, diciamo, porta a questo tipo di situazione. Marco, se sei d'accordo, iniziamo ad avere tempi un po' stretti, magari sì. Ecco, se concludi la parte delle slide Sì, e poi ti subito. giro le ultime domande che sono Benissimo. tutte molto interessanti. Benissimo, diciamo che vi ho portato giusto un esempio di rete d'impresa che ci ha visto coinvolti, Adria Blu Refit è una rete d'impresa nell'Alto Adriatico che riguarda il refitting nautico. Ecco, mi riallaccio subito al tema che vi dicevo prima. Questa rete è nata grazie a un finanziamento, o meglio, un progetto di ricerca legato alla rete d'impresa che il Distretto Tecnologico Navale e Nautico di Monfalcone ha creduto di avviare proprio per mettere insieme piccole imprese artigiane della zona di Lattisana, Lignano Sabbiadoro, e ci ha coinvolto proprio nello sviluppo di questa rete, creando tutto quello che era possibile per fornirle tutti gli strumenti per poter naturalmente svilupparsi. Intanto c'era un tema di convenienza a mettersi in rete, sinergie e integrazioni già sperimentate tra le imprese, possibilità di aumentare la competitività degli operatori, un territorio caratterizzato per la presenza di queste imprese, ma anche per la presenza di marine di dimensioni significative e molto attrattive, la presenza di un'area della nautica specifica proprio nel territorio, e poi questi artigiani e anche un numero di clienti, imbarcazioni di un certo tipo, faceva sì che la rete potesse essere vista proprio come un'opportunità e non un rischio per le imprese. Qui un'immagine molto confusa, ma era solo per dirvi il posizionamento della rete. Vi volevo sottolineare, quando parliamo di programma di rete e qual è l'obiettivo strategico della rete, occorre capire la rete dove si va a posizionare rispetto ad eventuali altri concorrenti. E qui avevamo individuato proprio questi focalizzati locali tra il refitting e la loro specializzazione, era un'area completamente libera che poteva essere colta dalla rete. Questo progetto, appunto, come vi ho detto, ha visto il coinvolgimento anche di Confartigianato, la città di Lattisana, la CNA e anche Area Science Park di Trieste, soprattutto all'inizio sui dati delle imprese. E diciamo, il nostro lavoro è stato quello un po' di creare un soggetto che avesse un minimo di orizzonte a lungo periodo, quindi l'idea, il centro di eccellenza, l'Italian style che è tipico nel settore nautico delle barche, quindi far percepire al cliente un qualcosa di esclusivo, seppur di piccole e medie dimensioni rispetto ai super yacht, naturalmente, che non sono eseguibili nella zona dell'Alto Adriatico. Qual è il ruolo di ciascun attore? Ecco, questa slide solo per va compresa nella rete chi fa che cosa. In questo caso specifico avevamo gli artigiani che producevano e producono il servizio, la marina che in qualche modo attira i clienti e li trattiene, il cantiere che fornisce le infrastrutture affinché gli artigiani possano fare il loro lavoro. E quindi l'insieme di questi tre attori molto specializzati e a volte anche in conflitto fra loro in modo separato, insieme invece sono in grado di produrre un valore aggiunto. La gestione della rete, la governance, abbiamo istituito, queste sono le varie imprese, erano 14, un comitato di gestione nominato, eletto di qualche modo dalle varie imprese, e un'assemblea delle imprese. Il comitato di gestione poi gestisce i contatti commerciali, la gestione della commessa, che viene poi ripartita a seconda del tipo di lavoro da fare tra le reti, tra le imprese della rete. Questa era una rete soggetto, quindi diciamo con personalità giuridica. Vengo poi al tema delle opportunità, che era l'altro, perché qua per spiccare il volo ci vogliono anche i soldini, come si dice. E vi ho fatto questa slide piena e zeppa giusto per farvi cogliere come primo impatto che in Italia esiste continuamente un'uscita
di finanziamenti che vanno dalle Camere di Commercio alla Regione, alle agenzie speciali che si sono un po' distribuite, no? Vedete all'interno dello stivale, e che vuol dire che quindi in ogni regione è possibile cogliere possibilmente un finanziamento. Questo chiaramente sono contributi che hanno delle limiti temporali abbastanza brevi, vedete qualcuno già è scaduto, ma ve l'ho messo giusto per questo qui di Savona, eccetera, ma altri tipo questo che è recentissimo, il bando delle reti per Expo a Milano, oppure anche la regione Emilia-Romagna per le reti turistiche che scade il 31 dicembre 2014, la regione Veneto per i processi di reindustrializzazione. In verde invece vi ho messo in evidenza i finanziamenti che hanno un orientamento all'internazionalizzazione, proprio anche tipo Eurosportello che è proprio scaduto di recente. Sono tutti segnali che vanno verso la direzione proprio di mettersi insieme. Altri fondi che prevedono le reti d'impresa tra i soggetti ammissibili sono per esempio i fondi per professionali per la promozione continua. Questo è proprio recente, diciamo da un anno più o meno che ho visto prevedono anche questa possibilità, e questo è per le piccole imprese un grosso vantaggio perché solitamente fanno fatica a usufruire di questi finanziamenti. L'altro punto interessante, richiamando il tema degli appalti pubblici, è il MEPA, il mercato elettronico della pubblica amministrazione, che è gestito da Consip, il cui sito è www.acquistinretepa.it, che ha previsto anch'esso la possibilità che le reti di impresa possano accedere ai bandi di Consip. Quindi, diciamo, c'è tutto un settore, c'è tutto un movimento che va in questa direzione. Non ho messo qui una slide, ma anche gli istituti di credito, Unicredit, Monte Paschi Siena, ma anche sto cercando io anche con le BCC di fargli arrivare a uno strumento che faciliti l'aggregazione delle reti. Quindi c'è Banca Sella, quindi questo, Banca Popolare di Verona, diciamo ogni istituto di credito sta cercando di uscire con un prodotto ad hoc. Noi che cosa possiamo fare per le reti d'impresa? Ma diciamo, la nostra know-how che abbiamo acquisito in questi anni è proprio sia per aiutare a crearle, sia proprio per sviluppare dei progetti ad hoc di investimento a seconda del tipo di rete che si vuole realizzare, e poi di aiutarla, se non addirittura siamo disponibili chiaramente a compiere un percorso di manager di rete insieme alla rete che si vuole realizzare. Siamo una struttura che vede varie professionalità, proprio perché è un tipico lavoro che si può fare solamente in team, con l'unico vincolo che chiaramente la rete in qualche modo dovrà sostenerlo o utilizzare i contributi che sono previsti dai finanziamenti che vi ho detto prima. Ecco, questo è un po' il quadro generale, credo di essere almeno stato, diciamo, sì, più o meno Sì, nei tempi, siamo nei tempi, e abbiamo quindi se avete tempo, altre domande. sì, pochissime domande a cui ti prego di dare Sì. risposte concise. La rete può essere considerata una vera e propria start-up? Assolutamente sì. Io sono andato e vado ogni tanto a quegli incontri dei venture capital, business angels, che sono tutti attenti alle start-up innovative, digitali, eccetera. Credo che stiano un attimo perdendo, non dico questa opportunità, ma diciamo un po' la possibilità che queste start-up possono avere una maggiore chance di essere realizzabili, proprio perché partono da imprese già esistenti. Quindi, diciamo, è un po' più basso il rischio di non riuscire poi a svilupparsi. Però va considerata a tutti gli effetti una startup. Marco, riesci a darci, seppur indicativamente, dei costi per la creazione di una rete? Va, È una diciamo, domanda troppo generica. no, beh, insomma, poi alla fine questo poi è il tema clou a cui si arriva, naturalmente, il famoso budget per cui arrivare. Ma diciamo, il costo vivo sicuramente è quello del notaio e delle bolli all'Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio.
e quindi siamo un notaio, dipende sempre dalle dimensioni delle imprese e dall'area geografica italiana, quindi da 1000, 1500, 2000, 2005, dipende qui sempre dalla realtà. Poi dopo l'altro, tra virgolette, costo è che diventa in realtà la quota che un'impresa deve dare. Ogni rete decide qual è la quota, può essere di 500 euro, 1000, 10.000, 20.000, questo dipende da quanto è creduta dalle imprese l'obiettivo di raggiungere qualcosa di fattivo attraverso la rete. Non vi ho detto che è possibile destinare parte degli utili dell'impresa nella rete. E questo consente di avere una sospensione delle imposte per la quota dell'utile che è stata diciamo, girata alla rete. Questo naturalmente deve risultare nel bilancio dell'impresa come fondo per la rete. Tuttavia questi utili dovranno essere poi usati nell'arco civile successivo per gli investimenti previsti in programma di rete. E qui qualche imprenditore di qualche rete già costituita si sta interrogando su quale sarà poi la capacità dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate di saper ben cogliere il nesso tra l'utile versato e gli effettivi investimenti svolti con quegli utili nel programma di rete. E quindi questa è un'area sicuramente un po' grigia da questo punto di vista, però esiste, quindi se è fattibile si può percorrere. Marco, chiudiamo con una domanda netta a cui si deve dare una risposta altrettanto netta. Caspita, come sto preparando, eh? Qual è la criticità maggiore in una rete di impresa? La criticità maggiore è avere imprenditori, titolari di impresa, artigiani, grandi amministratori delegati, convinti che questo è il percorso adatto per la propria impresa. Questo è, secondo me, l'elemento assolutamente critico. Quindi io dico sempre a chi si avvicina a me per avere i primi rudimenti della rete di impresa, guardatevi attorno, fatelo con soggetti, persone di cui avete fiducia, perché si parte almeno da un gradino già di vantaggio. Altrimenti poi, chiaramente, se mancano delle professionalità, possiamo cominciare a guardarci attorno. Ma sicuramente dobbiamo creare un sistema di selezione, quindi una selezione che non può venire solamente con un incontro e che ci piacciamo così a pelle, ma con fatti concreti di fiducia reciproca. Quindi anche per esempio per le imprese che sono interessate a entrare in una rete già costituita, io dico sempre vale la pena di fare il cosiddetto cerchio dei simpatizzanti della rete, cioè cominciamo a collaborare per un anno o due e vediamo se rispettiamo reciprocamente gli impegni, sicuramente è fattibile l'ingresso nella rete. Credo questo sia sempre per abbassare il rischio e aumentare invece la possibilità che la rete abbia successo, perché questo è l'elemento poi che interessa a tutti poi in fondo. Marco, grazie mille. Penso che seppur in brevissimo tempo, in quest'oretta, è stato molto interessante ascoltarti e seguirti. Ricordo a tutti i partecipanti che non appena chiuderemo la piattaforma verrà inviato un questionario di soddisfazione per esprimere appunto il loro giudizio su questo evento e ancora rinnovo il fatto che questo evento verrà inserito sul nostro canale YouTube per chi volesse riascoltare o comunque ecco, cogliere dei punti non chiari. Ringrazio tutti quanti voi partecipanti, ringrazio ancora te Marco Grazie mille a per la voi tua della presenza. vostra partecipazione e chiaramente per qualunque domanda ulteriore, eccetera, qui ci sono i nostri riferimenti e siamo naturalmente a vostra disposizione. Grazie mille. Grazie ancora a tutti e buona serata da Valeria Raiti.